Come ti chiami? Valentina. Che bel nome, Valentina, Valentina. E quando è San Valentino? Il 14 febbraio. Ma te lo ricordi così bene? Sì, che festa è quella di San Valentino? Dei morosi. E sai chi è il Valentino di tutti i Valentini? Chi è? Sì. L'innamorato di tutti gli innamorati, sai chi è? Sì, infatti. Vieni qui, aiuta. È innamorato della mamma. E la mamma è innamorata di papà. E papà e mamma sono innamorati di te, è vero? Però c'è uno che è innamorato di tutti e tre, sai chi è? Gesù, quello è il Valentino di tutti i Valentini. Vero che te lo ricordi? Brava Valentina. Ecco, e da dove venite? Tolmezzo. Lì ci sono i salesiani, vero? Siamo con salesiani. Siete con i salesiani? Con salesiano siamo. Ah sì, no, no, sono con un salesiano. Con salesiano, ecco. E dove è andato questo salesiano? E su che prega. E tu stai pregando qui? Già pregato. No, ma stai pregando anche qui? Sì. Abbiamo bisogno di questa preghiera. Sai perché? Ho raccontato che in chiesa nostra, non ho dei miei libretti, in chiesa nostra, mentre i frati pregavano con i salmi, facevano preghiere a alta voce, e contemporaneamente gli operai con il martello, con la pialla, aggiustavano una parete della chiesa. E c'erano, i frati dicevano, ma quelli lì fanno rumore, mentre noi preghiamo. E invece io dico, forse pregavano anche gli operai, perché quello che facevano lo facevano volendosi bene. E tu sai bene che quando papà e mamma si vogliono bene, sono in continua preghiera. E quando tu vuoi bene a papà e mamma, sei perché? Laddove c'è qualcuno che vive l'amore reciproco, c'è Gesù e Gesù sempre in preghiera. Quindi gli operai in chiesa non facevano rumore, pregavano anche loro. Ma per i frati erano un rumore, ma loro dicevano forse i frati ci disturbano. e loro non si sa se sia chiasso o preghiera. E se è sicuramente chiasso, chi prega senza amarsi. E sicuramente pregano gli operai che martellano volendosi bene. Sei d'accordo tu? Anche tu preghi quando fai i tuoi compiti volendo bene al papà e alla mamma, e così papà e mamma vanno a lavorare per te e pregano perché ti amano. Quindi la preghiera è un atto d'amore, sei d'accordo? Non è dir preghiere la preghiera, ma è soprattutto volersi bene. È una dice Sant'Agostino che arriva a Dio il coro di cuori. Un coro di cuori, che bello, no? Una famiglia è un coro di cuori. Essendo un coro di cuori, sono sempre in preghiera. Sei d'accordo, Valentina? È la comunione il mese prossimo. E quindi, quindi di a Gesù di diventare anche tu un coro di cuori, sai? Ma Gesù lo fa, perché lui è furbetto, ti vuole troppo bene, Gesù non è furbetto. No, vieni che spiego cosa vuol dire furbetto. Furbetto è chi ne combina sempre qualcuna. Ma Gesù è furbetto, cioè mette in atto tutta la sua fantasia da innamorato per farti capire che ti vuol bene. È furbetto in questo senso. Mette in atto tutta la sua furbizia per farti capire che ti vuole bene. E gli innamorati sono furbetti. Ecco, quello sta. Quelli sono furbetti, no? Sì. È vero? Di più? Si può essere furbetti per combinare il male, ma Gesù è furbetto per combinare il bene. È vero? Anche tu sei furbetta quando vuoi fare una sorpresa al papà e ne combini qualcuna per fargli capire che gli vuoi bene, vero?
Papà è furbetto quando alla Befana ti fa la sorpresa. Una sorpresa bella, vero? È furbetto. Non c'è carbone. Non c'è carbone. Quando c'è carbone, si furbetto. Come ti chiami tu? Sergio. Sergio, grazie Sergio. Ego. Grazie a voi. Viva San Valentino, vero? Ciao Valentina. Allora, buona prima comunione, sai.